Ed ora possiamo entrare nel merito di questa interessantissima conferenza dando la parola al professor Massimo Morigi. Grazie. Cominciamo con una nota di colore che però non è una nota di colore. Vediamo qua una camicia rossa e parlando di Garibaldi e Mazzini nessuna domanda sorge spontanea, è naturale. Vediamo però qui anche una divisa da bersagliere e dire ma che cosa c'entrano i bersaglieri in tutta questa storia? C'entrano invece. C'entrano perché Luciano Manara era un bersagliere, comandava i bersaglieri lombardi, Repubblica Romana. Goffredo Mameli, Pirido Bronzetti e tanti altri erano bersaglieri sempre nella Repubblica Romana. Nino Bix era anche Nino Bix un bersagliere, non nella Repubblica Romana. Allora, cioè, vediamo. Spero di non distruggere nulla. Allora, stavo dicendo che il bersagliere, che è qui rappresentato dal mio caro amico e parente Rosario, è insito e profondamente incarnato in questa conferenza. Quindi, i bersaglieri con l'epopea mazziniana, garibaldina, con l'epopea risorgimentale, sì, ma proprio con l'epopea mazziniana e garibaldina c'entrano e come. Quindi un plauso anche a chi ha voluto impersonare queste divise, che ha voluto indossare queste divise da bersagliere, che poi fra l'altro è stato pure bersagliere. Benissimo. Allora, il titolo, e adesso passiamo al titolo della conferenza e vediamo di dare una spiegazione. Lo stato delle cose della geopolitica italiana e i dissapori, i dissidi fra Mazzini e Garibaldi. Allora, la geopolitica italiana, oppure le relazioni internazionali dell'Italia, il dibattito scientifico sulle relazioni internazionali dell'Italia, fino a che non è scoppiata la guerra russo-ucraina, io non la chiamo operazione speciale, ma la guerra russo-ucraina, era cosa sconosciuta. Il geopolitico, o il presunto tale, non se lo filava nessuno, ogni tanto quando si parlava di terrorismo veniva chiamato, però insomma era una presenza abbastanza rada e sparuta nei mass media. Con lo scoppio di questa guerra, prima c'erano stati i virologi, alcuni ottimi, altri meno, ma venuto meno il Covid è stato il momento del geopolitico o dell'esperto di relazioni internazionali, insomma, indifferentemente. Ora, se per quanto riguarda i virologi, alcuni hanno fatto una figura normale, altri invece si vedeva che erano personaggi chiamati lì, ma tu non hai studiato, ma non studiavi, sì, allora vieni di qualche cavolata. Si può dire che anche per i geopolitici questo si è verificato, con l'aggravante che mentre per quanto riguarda i virologi presunti tali, comunque si andavano a prendere dei medici, ma comunque non gente che provenivano da istituti, scientifici, si prendeva il primo medico che veniva e poi vabbè, facciamolo parlare, soprattutto nella prima fase. Per quanto riguarda invece i geopolitici o gli cosiddetti esperti di relazioni internazionali, si è andati a pescare presso gli istituti, cioè non è che è andato a pescare a casa il primo che passava, tutti i tecnici di politica si viene a parlare, no, si è andato a pescare a gente che in teoria almeno erano esperti, si occupavano di geopolitica. Orbene, questi nella grande maggioranza dei casi, sto parlando a livello mediatico, poi la scuola geopolitica italiana, come vi dirò brevemente, la scuola geopolitica italiana è di ottimo livello. A livello mediatico, quello che è venuto fuori da parte degli esperti geopolitici e o di esperti di relazioni internazionali sono, siccome qui è una sede paludata, giustamente paludata, anche accademica, non voglio scendere in parole non consone, però quelli che sono venuti fuori sono i cosiddetti, quelli che gli inglesi chiamano fairy tales, racconti delle fiabe, racconti di favole, elfi e gnomi. Cioè, questi esperti di geopolitica, nella stragrande maggioranza dei casi, non cercavano di rendere popolare la loro scienza, approfittando della tragedia russo-ucraina. Semplicemente si sono piegati a puri strumenti propagandistici. A puri strumenti propagandistici per una parte prevalente, a favore di coloro che contrastavano i russi, ma anche
anche da parte di coloro che sono fuori dalla Russia e che anche loro si sono piegati nella stragrande maggioranza dei casi a strumenti propagandistici. Faccio alcuni esempi di questi cantastorie, raccontatori di favole. Lo faccio sotto mia responsabilità, non voglio coinvolgere nemmeno i qui presenti al tavolo e nemmeno la casamata, sono mie opinioni personali che però chiunque abbia avuto modo di ascoltarli, insomma, avrà detto, vabbè, sono d'accordo a loro come opzioni di principio, democrazia, però la loro scienza, la loro dottrina, lascia alquanto a desiderare. Farò 2 o 3 esempi, poi farò anche degli esempi positivi, e poi farò anche un esempio a questo proposito di un geopolitico straniero, americano, che nonostante sia completamente a favore degli Stati Uniti, George Friedman di Geopolitical Futures, insegna una dottrina geopolitica che a cospetto dei nostri italici propagandistici, insomma. Allora, qualche nome di persone con cui io dissento profondamente, mettiamolo così. Allora, un nome può essere l'Istituto d'Affari Internazionali, IAI, Natalie Tocci. Quando si sente parlare Natalie Tocci, sembra di parlare di quello che una volta si chiamava il mini cool pop, cioè non parla delle questa signora, che sarà anche bravissima, non parla delle forze in campo, delle motivazioni, delle ragioni che possono aver indotto l'una o l'altra, parla di scontro democrazia contro autocrazia. A domanda, cioè, in diverse occasioni, la domanda, ma lei si confronterebbe mai con qualcuno che non la pensa come lei, che è a favore della Russia? Dice no, perché quelli sono solo propagandisti, fine della storia. Non c'è nient'altro da dire. Dopo questa liquidazione, chiuso il discorso, e non c'è molto altro da dire. Ci sono anche altri propagandistici, però meno efficaci, quindi adesso li salto perché finiremo nel tempo. Passiamo al principe di questi propagandisti. Non appartiene, è un docente universitario, non appartiene a nessun istituto che si occupa di geopolitica, però è accreditato, esperto, e sarà anche esperto, su questo, sulla sua preparazione nulla da dire. Su quando viene intervistato in certe circostanze c'è molto da dire, e si tratta di Vittorio Emanuele Parsi. Ora, nella sua ultima pubblicazione, Vittorio Emanuele Parsi, Il posto della guerra e il costo della democrazia, che è stato edito da Bompiani nel 2022, al di là dello schieramento, che fra l'altro è anche il mio schieramento, insomma c'è l'aggressore, l'aggredito, eccetera, eccetera, sostiene una tesi molto, molto singolare che sottopongo alla vostra attenzione. Che cosa dice costui? Dice, circola la voce, e anzi ormai conoscenza sedimentata anche presso gli addetti, soprattutto presso gli addetti ai lavori, che l'Europa dopo la seconda guerra mondiale non conta più niente, non ha più una sua politica estera e va a rimorchio degli Stati Uniti. Orbene, cari signori, ma voi sbagliate completamente prospettive, le cose non vanno assolutamente in questo modo. Il fatto è che in seguito alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale, che ha visto l'Inghilterra vittoriosa, la Francia vittoriosa e poi invece la Francia e la Germania sconfitte, comunque l'Europa, presa nel suo complesso, non è diminuita di importanza, ha subito una sorta di metanoia. Metanoia vuol dire una sorta di cambiamento spirituale che ha fatto sì che l'Europa, da potenza cattiva imperialistica, prima della Seconda Guerra Mondiale, sia diventata la patria del diritto, la patria del rule of law. Quindi quando si dice, soprattutto in relazione adesso alla guerra russo-ucraina, che l'Europa non ha una sua politica, no, l'Europa è dalla parte contro la Russia, perché c'è stata questa sorta di metanoia spirituale in seguito alla sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, quindi l'Europa è di nuovo al centro del mondo perché, appoggiando l'Ucraina, si pone come il centro di un cambiamento storico spirituale che non si era mai visto nella storia dell'umanità, che comunque in questo secolo non c'era. Orbene, va bene essere idealisti, va bene avere dei valori,
però come detto volgarmente, scambiare fischi per fiaschi, cioè scambiare una debolezza per una specie di, per una sorta di acquisita consapevolezza, insomma, ce ne vuole. E questo, diciamo, mentre nel primo esempio che vi ho fatto Natalito si dice beh, bisogna difendere la democrazia, io conosco quelli che sono contro la democrazia, che non la difendono sufficientemente, io non ci sto, che è un atteggiamento, una presa, diciamo, un'assunzione di valori, un'assunzione valoriale, che magari è troppo, per me è troppo rigida, però che può avere anche un suo senso. Quando c'è uno studioso di relazioni internazionali che va a fare un discorso del genere, che va a fare un discorso che non ha nulla a che fare con lo studio della politica internazionale, che non ha nulla a che fare con la geopolitica, che ha semplicemente a che fare con i pii desideri, poi che uno si inventi. Io non avevo mai una tesi del genere, dico, veramente non l'avevo mai sentita. Con dei pii desideri, bah, lascio voi giudicare, poi lascio voi anche, dato che ho segnato il libro, ve l'ho andato a comprare. Io me lo sono letto e lascia molto perplessi. Siccome ho fatto la lista dei buoni e dei cattivi, vado velocemente ai buoni. Fra i buoni, chiaramente, avrete indovinato, ecco, non chiaramente perché discende dall'alto di cielo, ma dal discorso che ho già impostato. Avrete ben capito, fra i buoni, fra quelli che fanno, che cercano di fare una buona geopolitica, ovviamente metto l'IMES. L'IMES, se uno ha modo di seguire l'IMES, chiaramente vede una sorta di imbarazzo, perché l'IMES, Lucio Caracciolo e coloro che ruotano attorno a Lucio Caracciolo hanno sempre cercato di impostare un discorso geopolitico che ruota attorno al realismo politico e ruota intorno anche a una sorta di pedagogia nazionale, cioè che l'Italia deve essere consapevole di se stessa per cominciare a parlare di geopolitica, per parlare di Cina, America, Stati Uniti, Inghilterra. Bisognerebbe guardare cosa riesce a fare l'Italia, cosa riesce a mettere insieme l'Italia come senso di identità nazionale. Questo è il discorso di Limes. Chiaramente, siccome nessuno viene giù dall'alto dei cieli, però deve calare, deve tenere conto anche dei rapporti di forza all'interno dove svolge il suo apostolato, chiamiamolo così, c'è, parlando della guerra dell'Ucraina, c'è sempre, del russo-ucraina, c'è sempre una sorta di imbarazzo. Una sorta di imbarazzo per dire, guardate che i discorsi che vengono impostati a livello ideologico non valgono una cicca, bisognerebbe guardare i rapporti di forza e qual è l'interesse dell'Italia. Sempre però temprato, questo discorso realistico viene sempre temprato con una giusta, però un po' troppo sottolineata, assunzione valoriale, che va benissimo, però le assunzioni valoriali vanno bene quando sono animatrici di un discorso, non quando vengono sbandierate. Comunque l'IMES è così detto, è, diciamo, deve essere messo fra i buoni. Fra i buoni mettiamo pure i miei amici, perché sono miei amici. Ecco, tu hai detto che la tua presentazione, poi ti ho corretto, che io ho il blog Italia e il Mondo. Io non ho nessun blog, però sono amico di coloro che hanno creato il blog Italia e il Mondo, e loro cercano, sono, diciamo, quelli del blog Italia e il Mondo, diciamo, provengono dalla sinistra carrista e stalinista, per dircelo chiaramente. È una fase che hanno passato e l'hanno tramutato in una sorta di realismo politico ben temperato. Quindi vi segnalo due nomi, andateli a vedere, Bonelli e Orsi, andateli a vedere, perché sono molto interessanti, le loro reportage sull'Ucraina sono molto interessanti. Tornando ancora ai cattivi, poi dopo passiamo, perché buoni, cattivi, poi alla fine. Dalla parte, diciamo, di coloro che invece non professano valori democratici, che però difficilmente possono essere messi... Allora, la rivista Eurasia è Claudio Mutti. Claudio Mutti è la contronarrazione rispetto ai geopolitici che vanno per la maggiore, però è una contronarrazione di cui, diciamo, io vi vorrei mettere in guardia per il semplice fatto che... Eurasia dice che noi dobbiamo essere amici della Russia perché il continente eurasiatico, non siamo Europa, siamo il continente eurasiatico, cioè, quindi siccome la Russia è Russia e Asia, noi dobbiamo andare comunque a trovare, dobbiamo andare per le leggi della geopolitica
che adesso non vi sto a illustrare, noi dobbiamo andare d'accordo con la Russia perché noi siamo continente eurasiatico, quindi le leggi immancabili della geopolitica ci devono portare a stringere amicizia con Putin. Detto in maniera veramente di una rosetta, però insomma il discorso che fanno costoro talvolta sono interessanti perché sono una contronarrazione, quindi riescono anche a scoprire le debolezze della narrazione che va per la maggiore, però insomma dire che noi siamo eurasiatici, quindi stiamo sbagliando tutto perché l'Italia non si schiera a favore di un blocco eurasiatico, beh insomma. Poi chiaramente fra i buoni c'è Rita Moscatelli, sempre di Limes, il generale Carile 2 mesi fa, 3 mesi fa ha tenuto un'ottima conferenza da Ucraina, com'era da Ucraina a Ucraina, è stato veramente un capolavoro di realismo politico-militare. Cioè, dunque, io l'ho anche scaricato, era su YouTube, la casa amata l'aveva messo su YouTube, io l'ho scaricato, l'ho messo senza chiedergli niente, l'ho messo anche su un sito scientifico che si chiama, l'ho caricato e ho fatto l'upload. E comunque su YouTube faccio fatica a trovarla. Prima c'era, cioè, nell'account della casa amata, adesso non c'è più, c'è su YouTube, però cioè, credo che questa conferenza stia rischiando perché YouTube insomma non è un sito scientifico, quindi se una cosa non viene molto guardata alla fine i padroni del tubo dicono vabbè sai che c'è, tu occupi dello spazio e ti cacciamo via. Quindi io l'ho salvata a futura memoria perché è una conferenza veramente ottima, molto interessante e che fa onore anche alla casa amata avere potuto dare così. Veniamo ora, ecco avevo accennato sia al fatto di, ecco, andatevi anche a vedere come esempio di un geopolitico Yankee, che proprio con la Russia, cioè, vede rosso, quando vede la Russia vede rosso come il toro, George Friedman e Geopolitical Futures. George Friedman e Geopolitical Futures è la dimostrazione che anche da parte di chi condivide, diciamo, un'impostazione atlantistica, ci sono coloro che fanno lezioni di geopolitica. Non vi dico nient'altro, dico semplicemente geopolitica, segnatevelo, oppure fate l'appunto mentale, Geopolitical Futures, George Friedman. È chiaramente in inglese, cioè, però è un inglese molto basico, poi fra l'altro i suoi articoli sono anche molto, sono veramente molto succinti, quindi non sono dei trattati, sono 2 cartelline, ogni suo articolo, quindi si leggono bene, è anche un inglese molto semplice, quindi vi invito ad andarlo a vedere. Ora passiamo alla parte risorgimentale. Allora, la parte risorgimentale, perché facciamo questo parallelo con la geopolitica di oggi? Allora, a mio giudizio, i problemi della geopolitica italiana di oggi o della narrazione geopolitica di oggi, al di là dei problemi, delle manchevolezze delle persone, delle debolezze teoriche, sono sintomo di una cosa molto ben precisa. Sono sintomo del fatto, cioè, che una nazione, che un popolo, quando non riesce, quando per vicende storiche ha perso gran parte della sua autonomia, la Seconda Guerra Mondiale, la guerra disastrosa e delirante del fascismo, è diventato comunque parte di una più vasta alleanza, quindi ha perso comunque rispetto, non ai tempi del fascismo che non era forte, comunque ai tempi dell'Italia, della cosiddetta Italietta risorgimentale, ha perso la sovranità, questo ce lo dobbiamo dire, cioè l'Italia del secondo dopoguerra è un'Italia che ha dovuto accettare per una sorta di esito della guerra, la sua sovranità, il discorso di De Gasperi. Disse, ho tutto contro di me, c'è tutto, tranne la vostra personale simpatia. Cioè, era un discorso realista. E comunque era un discorso dove denunciava che la sovranità dell'Italia, cioè, la mettevi in mano ai vincitori, che devo dire ne hanno fatto anche un buon uso. Comunque, una nazione, quando perde sovranità o la deve ancora acquistare, dipende anche intellettualmente da centri strategici e di elaborazione intellettuale esteri. Questa vicenda attuale italiana, questo attuale stato delle cose italiane, lo possiamo vedere anche nel dissidio fra Mazzini e Garibaldi, dove vedremo, lo cercherò di farvi, non di dimostrare, in storia non si dimostra nulla. Non ci sono dimostrazioni storiche, ci sono semplicemente un dito che mostra. Io vedo questo, questo e questo. Poi voi,
indicatemi altre cose. Quindi non ci sono dimostrazioni storiche, come io invece cercherò di mostrarvi. Si vede bene che, Mazzini, al di là delle caratterialità, al di là dello scontro di personalità, cercava una linea internazionale, una linea anche istituzionale, che scaturisse interamente dall'Italia. Garibaldi si rivolse ad altri, e per altri, non intendo solo la monarchia, perché si dice sì, questo era monarchico, l'altro era repubblicano, a uno non davano giù i Savoia, mentre l'altro era più realista, eccetera, 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 quindi era inevitabile che non si intendessero. No, sì, anzi, sì, però c'è anche dell'altro, cioè il fatto che Mazzini era una sua ossessione al di là della Repubblica, anche l'iniziativa italiana, cioè l'Italia doveva fare da sola, doveva farsi unità da sola e trarre dal popolo le energie per fare questa unità d'Italia. Garibaldi invece non solo guardava, non solo guardò alla monarchia sabauda, ma guardò anche all'estero, guardò anche all'Inghilterra. E questo guardare all'Inghilterra e guardare a quello che oggi chiameremmo i centri strategici inglesi, a Mazzini, e qui vi leggerò dei passi, a Mazzini proprio questo non andava giù, questo non lo sopportava. Cioè, Mazzini visse in Inghilterra gran parte della sua vita, ma gli inglesi non li sopportava, almeno gli inglesi li sopportava, ma la politica imperialistica inglese lui non gli andava giù, ma noi che li definiva proprio imperialisti. E adesso andremo a vedere, a mostrarvi, documenti alla mano, quanto vi ho appena detto. Allora, cominciamo dalla Repubblica Romana. In realtà nella Repubblica Romana, questo non mi traspare, nella Repubblica Romana abbiamo un Mazzini che vuole tenere basse le polveri, vuole difendere militarmente la Repubblica Romana, e un Garibaldi che vuole cacciare i francesi, ha vinto una battaglia, poi li vuole incalzare, Mazzini lo frena, e qui viene detto, ma sì, Garibaldi aveva capito tutto che bisognava combattere, Mazzini invece era uno fra l'uvere. No, le cose non andavano così. Mazzini aveva capito che alla fine i francesi, qualora avessero deciso di darci sotto, non ce n'era per nessuno. E siccome aveva capito questo, Mazzini sperava che, siccome c'erano le elezioni in Francia, che avesse vinto la sinistra, e vincendo la sinistra Napoleone III sarebbe giunto per miti consigli e non avrebbe permesso alla spedizione comandata da Oudinot di portare l'attacco a fondo. Era un calcolo del tutto legittimo. Non sappiamo, non è vero che la storia non si fa con i secoli ma, si fa anche con i secoli ma, se no racconteremo, saremmo dei cronicisti. Solo che le elezioni andarono male per Mazzini. Luigi vinse la destra, vinse i cattolici di destra in Francia, e appena successo questo Napoleone III disse di no, dai, entra, cioè non badare niente, e non badare. Questo qui fu uno scontro che denota un maggiore realismo politico di Mazzini, non un minor realismo, un maggiore realismo politico di Mazzini e un minore realismo di Garibaldi. Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica Romana, non si può pensare che siamo di fronte a due linee geopolitiche che divergono. No, uno pensava politicamente, l'altro pensava solo militarmente. Nessuno ebbe ragione, ebbe torto, però quello che tengo a sottolineare e che Mazzini non era un caccianuvole, non era un sognatore che pensava che mostrando il petto e non sparando la Repubblica Romana si sarebbe salvata. Mazzini cercò di fare un'operazione politica che, per cause che non erano nel suo controllo, non riuscì. Quindi già qui ci fu uno scontro fra Garibaldi e Mazzini, ma questo scontro, diciamo, denota un maggiore realismo di Mazzini. Poi le cose andarono come andarono, non le sto qui a ricapitolare, però quando si dice, è parecchia storiografia passata, adesso no, quando si dice Mazzini non aveva capito niente, povero Mazzini, cioè, ma lì bisognava fare, no, Mazzini aveva capito tutto e aveva capito che l'unica speranza
perché non dico la Repubblica Romana sopravvivesse, ma perché la rivoluzione si potesse estendere per dare una possibilità alla rivoluzione italiana di avere successo in quelle circostanze, era comunque andare d'accordo con la Francia, cioè non pestargli completamente i calli, venire a una sorta di convivenza. Poi non andò così. Veniamo ora qui, a quello che invece fu, qui si vede sì, uno scontro di opposte visioni geopolitiche, che è diverso da quello che si ebbe nella Repubblica Romana. La guerra di Crimea. Ora, adesso qui passo, allora, nella guerra di Crimea, vediamo, a sinistra per le elezioni, eccetera, eccetera, ecco, l'esercito, ecco, la guerra di Crimea. Vediamo, un Garibaldi, favorevole alla linea intrapresa dal Piemonte, di Cavour. È un Mazzini visceralmente contrario. E perché? Allora, intanto vediamo cosa disse Garibaldi, stava rientrando dal Sud America, stava rientrando dopo la Repubblica Romana, era andato negli Stati Uniti, stava rientrando, rientrò, si incontrò nel 54 con Mazzini, non sappiamo cosa si siano detti. Cioè, già lì i contrasti comunque erano già notevoli, ma non abbiamo uno scambio epistolare allo Stato Mazzini e Garibaldi sulla guerra di Crimea, però abbiamo le posizioni che espressero sulla guerra di Crimea i nostri due eroi eponimi del Risorgimento. Sulla guerra di Crimea, cosa va a dire Garibaldi? Garibaldi dice: l'Italia non dovrebbe perdere nessuna occasione per spiegare la sua bandiera sui campi di battaglia e per ricordare alle nazioni europee il fatto della sua esistenza politica. Più che altro così è la linea Cavour, col piccolo dettaglio che Garibaldi pensava all'Italia. Cavour che pensasse, non voglio che ci senta Patuelli, che Cavour pensasse all'Italia nel 54 con la guerra di Crimea. Lui pensava a un allargamento del Regno di Piemonte, quindi che Cavour pensasse all'Italia. Certo, dopo, siccome le cose prendono un certo abbrivio, l'appetito viene mangiando, poi a un certo punto si comincia a parlare di Italia, ma Cavour d'Italia nel 54, chiaramente quello che è chiaro, che lui, anzi, che Cavour disse, ma più o meno in questi anni, ma questo tizio, adesso non ricordo il nome, mi ha parlato di Italia e di altre corbellerie. Cavour era un politico navigato, un politico molto realista, e all'Italia ci pensava come occasione per allargare il Regno del Piemonte. E non pensava assolutamente che la storia dovesse finire con la conquista, con la demolizione del Regno delle Sicilie, e nemmeno del Papato. Nel 54 lui voleva sedere nei consessi internazionali, portare avanti la causa del Piemonte, e va bene così. Vabbè. Comunque Garibaldi invece pensava all'Italia non deve perdere l'occasione, insomma, dobbiamo mostrare il nostro valore. Perché Garibaldi prese questa posizione? Solo per idealismo o per altri motivi? Ma formulerò un'ipotesi, però cercherò di formularvela dopo. Veniamo invece ora a Mazzini. Mazzini, quando sa che si sta organizzando la spedizione, gli cade letteralmente la catena, non da di matto perché non è un'espressione volgare, però assolutamente si mostra ferocemente contrario, e scrisse una lettera aperta all'esercito piemontese, non all'esercito piemontese, ai soldati dell'esercito piemontese. Ve ne leggo alcuni stralci. 15.000 tra voi stanno per essere deportati in Crimea. Cominci, non c'è male. Non uno forse tra voi rivedrà la propria famiglia. Il clima, la mancanza di strade, la difficoltà degli approvvigionamenti in una terra esaurita già dagli eserciti e che non può provvedervi se non per la via ad un mare incerto, tempestoso, difficile, vabbè, uccidono quei che non sceglie palla nemica. Se su 54.000 inglesi che lasciarono la terra loro, 40.000 non rispondono più alla chiamata. Non so se le cifre che dava Mazzini fossero buone, però sicuramente qui fa un'analisi militare, perché nella guerra di Crimea sì, ci furono parecchi morti, ma solo per fare un esempio degli italiani, i bersaglieri, gli italiani mandarono 15.000 in battaglia,
morirono pochissimi, ne morirono 200-300, circa un terzo morì per malattie, incidenti. Quindi questo, cioè questo gufare aveva anche una sua base di conoscenza tecnica, cioè non è che gufava, diceva vabbè, il mare fa un po' ridere, il mare è tempestoso, vabbè. Però quando parla, quando parla che non avrete gloria, malattie, roba del genere, insomma, Mazzini era a conoscenza delle cose, non si limitava così a sparare la grossa e dire non vi ritornerete, eccetera, eccetera. Poi, rincara la dose, voi non avrete battaglia, morrete senza gloria, senza aureola, di splendidi fatti da tramandarsi per voi. Conforto l'ultimo ai vostri cari, morrete per colpe di governi e capi stranieri, i quali rifiutano per animo avverso alla libertà. Quindi, qui dice, no, non crediate di fare avanti Savoia sarà un privilegio di pochi, la maggior parte di voi ci rimarrà, fece la Marmora, il fondatore del Corpo degli Ubaldieri e comandante, uno dei comandanti della spedizione, morirà di colera. Quindi si potrebbe dire la maledizione di Mazzini, in realtà no, non è la maledizione di Mazzini, ma il fatto che comunque Mazzini era ben informato dei presupposti militari molto rischiosi in cui venivano mandati i soldati piemontesi, non solo i soldati piemontesi, cioè non è che... Allora, ma non è, poi salto, non è la patria vostra, la patria vostra, quale in oggi poco importa, se gli interessi mercantili dell'Inghilterra, siano lì o no, delle usurpazioni russe in Oriente, quindi, anzi, parentesi, Mazzini non è che era poco simpatico verso l'Inghilterra, perché boh, era un filo russo, come dire, ma no, cioè lui non era affatto un filo russo, anzi, lui vedeva più i moti dei popoli che si battevano contro la Russia, non era molto simpatico verso la Russia, quindi parla di usurpazione russa. Lui ce l'aveva con l'Inghilterra perché riteneva che l'Inghilterra facesse una politica imperialistica e non lo diceva nemmeno, detto ancora per inciso, perché era contrario alle spedizioni coloniali. Lui verso la fine della sua vita dirà molto esplicitamente che l'Italia si doveva prendere la Tunisia, lo scrisse. E che ce l'aveva con l'Inghilterra perché riteneva che l'Inghilterra conculcasse i diritti dei popoli. Beh, insomma, la guerra dell'oppio, tanto per fare un esempio che Mazzini conosceva bene, la guerra dell'oppio l'avevano fatta gli inglesi, insomma, lì e quella fu una guerra solamente commerciale. Mentre fu una guerra di tipo geopolitico, la guerra fatta scoppiare in Crimea, per far saltare l'assetto, fra le altre cose, per far saltare l'assetto del congresso di Vienna e per comunque cominciare a fare saltare questo assetto e diventare una potenza continentale, mondiale. No, l'impero britannico fa parte già da prima, cioè non è, la guerra dell'oppio fu fatta contro la Cina, perché la Cina... La guerra di Crimea fu da parte dell'Inghilterra, fu per minare l'assetto del coso di Vienna e per cominciare a occuparsi dell'Adriatico, cosa che vedremo. Allora, poi qua ci dice, ma sì, non si combatte per l'Italia in Crimea, questo è più generico, là si combatte a parole per proteggere l'indipendenza dell'impero ottomano, nel fatto per gli interessi mercantili dell'Inghilterra e per le mire politiche dell'imperatore di Francia, eccetera, eccetera, eccetera. Poi fece anche una lettera, fece anche un volantino, un manifestino, non una lettera aperta. Allora, per combattere, qui, ecco. Il fatto testé compiutosi dai suddetti ministri patuisce l'invio di 15.000 soldati italiani in Crimea per combattere una guerra a 20.000 materiali interessi degli inglesi. Questo era già un altro, questo fu un volantino, sempre interessi materiali degli inglesi. Siccome non è Lenin, non adopera la parola imperialismo, viene usata nel Novecento, parlando del colonialismo, però qui chiaramente parla di imperialismo. Allora, interessi materiali inglesi, la continuazione dell'esosa tirannia del bonapartista, aveva anche il dente avvelenato contro Luigi Bonaparte, diventato poi imperatore Napoleone III, che gli aveva demolito la Repubblica Romana. E per ultimo, lo stabilimento di un equilibrio europeo peggiore di quello conclusosi in Vienna nel 1815. Aveva colto benissimo questo, cioè che l'Inghilterra minava a scardinare l'assetto del congresso di Vienna. E in particolare
mirava ad impadronirsi, a far diventare il Mediterraneo un mare nostrum, facendo la pelle a chi? Facendo la pelle al regno delle due Sicilie, che era nel mirino, che era già nel mirino dell'Inghilterra. Il regno delle due Sicilie, dove Ferdinando II aveva cercato di impostare una politica di neutralità assoluta verso tutti. Il regno delle due Sicilie, che quando a Ferdinando II gli era stato proposto da parte degli inglesi di aggregarsi alla Lega Brigata che andava a combattere contro la Russia, aveva detto no, questa è una cosa che non mi interessa, la Russia non mi ha fatto niente, io voglio essere amici di voi inglesi, voglio essere amico di francesi, voglio essere amico di russi. E qui cominciò veramente, diciamo, il fatto che il regno delle due Sicilie fosse stato messo sotto il mirino degli inglesi, che gliela faranno pagare. Ora, questo per quanto riguarda la guerra di Crimea. Qui vediamo che c'è veramente una diversa visione geopolitica fra Mazzini e Garibaldi. Mazzini vuole l'iniziativa italiana. Mazzini non vuole aggregarsi nemmeno per sbaglio a delle potenze che oggi al tempo nostro definiremmo imperialistiche, che dal suo punto di vista comunque facevano solo degli interessi commerciali, però non combattevano per libertà dei popoli. Garibaldi invece già guardava alla Gran Bretagna. Perché guardava la Gran Bretagna? Guardava la Gran Bretagna, si possono fare solo delle ipotesi, ve lo dirò ancora in ultimo, già ve l'ho già detto una volta. Passiamo adesso alla spedizione di Emilia. Il dissidio fu continuo, però ci furono dei momenti particolarmente significativi. Allora, spedizione di Mille. Qual è il problema con la spedizione di Mille? I Mille furono aiutati, finanziati dalla Gran Bretagna. Fino a poco tempo fa la questione era ritenuta di scarso rilievo, nel senso che si negava che ci fosse stato un importante aiuto della Gran Bretagna. Tuttora c'è una storica che si chiama Lucy Ryle, che fu anche invitata in occasione del centenario, del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Comunque Lucy Ryle dichiara no, i Mille non furono assolutamente, non risulta, non esiste. Qui siamo nell'ambito del racconto, proprio puramente del racconto delle fate. E perché siamo nel racconto delle fate? Perché allora l'aiuto britannico alla spedizione di Mille fu circa, almeno in tre occasioni specifiche, in tre occasioni molto, molto specifiche. Tre occasioni molto specifiche, però. E lo ammette anche Garibaldi lo ammette in occasione dello sbarco di Mille Marsala. Garibaldi attesta che, leggo, cito, quando gli incrociatori borbonici giunsero a tiro di cannone, noi avevamo già sbarcato tutta la gente del Piemonte, Piemonte era il vapore, e si precipitava lo sbarco del Lombardo, erano i due legni che portavano i Mille. La presenza di due legni da guerra inglesi influì alquanto sulla determinazione dei comandanti dei legni nemici, naturalmente impazienti di fulminarci, cioè i legni borbonici, perché avevano mandato, cioè, sapevano che sbarcava, cioè, li avevano cercati un po' per tutti dove pensavano le rotte, e poi chiaramente erano andati a presidiare i porti dove era più facile sbarcare. E ciò diede tempo ad ultimare lo sbarco nostro. La nobile bandiera di Albione contribuì anche questa volta a risparmiare lo spargimento di sangue umano. Ed io, beniamino di codesti signori dell'oceano, fui per la centesima volta il loro protetto. Ora, qui più chiaro di così, cosa si è cercato da parte di alcuni storici inglesi? Gli italiani sono stati abbastanza zitti. Da alcuni storici inglesi, ma sì. C'erano due navi inglesi, però erano state mandate lì perché sapevano che c'era un po' di tumulti. Siccome in Sicilia
e a Marsala c'erano i forti di Fessinghi, erano state mandate lì a vedere che non scoppiasse nulla, però insomma fu un fatto puramente casuale. Si trovavano lì perché insomma le navi inglesi circolavano. Ora, dando anche per buono il fatto che si trovassero in di principio per caso lì, lo vedete voi plausibile che dei militari, dei marinai, una marina militare si frapponga se non ci sono degli ordini specifici, così di sua iniziativa dice: ma il comandante mi è simpatico questo Garibaldi, bravo, bravo ragazzo, adesso non voglio che lo bombardi, adesso io impedisco ai borbonici. Non è pensabile, non è verosimile, è una cosa assolutamente incredibile. Quindi c'è, cioè, il fatto che magari arrivarono lì per caso perché ebbero la fortuna di arrivarci, però che non avessero ordini precisi nel caso che voi incrociate la marina borbonica che cerchi di impedire, diciamo, di fare a pezzi i garibaldini, voi, chiaro che c'erano degli ordini, chiaro che c'erano degli ordini precisi di fare il tutto possibile perché i garibaldini o sbarcassero, comunque non fossero minacciati dalla marina borbonica. Qui viene riconosciuto Garibaldi, ci saranno altre due circostanze in cui la Gran Bretagna aiuterà la spedizione di Miglia. Allora, la seconda volta fu durante l'assedio di Palermo. Allora, Palermo era tenuto dal generale Lanza, erano 20.000 soldati. I garibaldini, vabbè, saranno stati 1.000, forse qualcosa più di 1.000 perché avevano vinto qualche battaglia, però insomma, rispetto ai borbonici non erano certo gran cosa. Ora, il console inglese che era lì, intanto cosa fece? Fornì i garibaldini della cartina, gli diede proprio la cartina su come era fatto Palermo, come erano fatte le fortificazioni, gentilmente gli passò la cartina. Comunque si viene ai combattimenti e a un certo punto si viene a una sorta di tregua, sempre mediata dal console inglese. 3 giorni di tregua in cui, cioè, dato che gli altri erano 20.000, quegli altri erano 1.000, 2.000, boh, non lo so, c'erano anche i picciotti, comunque erano infinitamente superiori, dove comunque avrebbe consentito a quelli che erano in superiorità di riorganizzarsi, e i garibaldini non rimanevano che a farsi spazzare via. Cosa succede dopo 13 giorni? Pam, miracolo, il generale Lanza si arrende. Si arrende e il console inglese riesce a far ottenere che i soldati borbonici possano sfilare con l'onore delle armi. Viva! Viva! Cioè, allora, quando si dice l'esercito di Franceschiello, in realtà l'esercito borbonico a livello di truppe erano combattivi, cioè erano abbastanza motivati. Se lì non ci fu un intervento di corruzione da parte del console o da parte di qualche forza esterna, non si spiega come 20.000 si arrendono con l'onore delle armi di fronte a questi garibaldini, insomma, armati alla spera in Dio. Non è credibile, cioè sono quelle vicende. C'è poi un'altra circostanza, la terza, di cui fra l'altro Garibaldi non parla, o ne parla per del relato, in cui Garibaldi fu aiutato. L'attraversamento dello stretto di Messina. Nell'attraversamento dello stretto di Messina non c'è più la marina borbonica che cerca di... Ci sono i francesi. Napoleone III non era molto contento, gli manda la marina borbonica, arrivano, stanno per impedirlo, compaiono i legni britannici, che anche lì, patapam, non riescono, cioè si infrappongono, e i garibaldini passano. Ora, questa è la storia, diciamo, complottistica, ma nemmeno più di tanto, riportata, cioè questo, che ha fatto gli studi in queste direzioni, gli italiani, bisogna segnalare, uno studioso, Eugenio di Rienzo, il regno delle due Sicilie, le potenze europee, 2000, Rubettino 2012, dove parla di queste cose. Non molti altri l'hanno seguito, se ne è parlato un po'. Per esempio, adesso se ne comincia a parlare, ieri ho avuto modo di vedere, guardandolo su YouTube, si parlava della spedizione dei 1.000, c'era lo storico francese Picchiù e Mieli. A un certo punto Mieli fa: ma è vero che è stato aiutato dalla Gran Bretagna? Risposta di Picchiù: sì. Dopo questo sì, si passa a passare altro.
Va bene, però allora arriviamo, allora Garibaldi arriva a Napoli. Garibaldi arriva a Napoli e a Napoli ci va anche Mazzini perché dice vabbè, vediamo di dare una direzione repubblicana, di dare una direzione diversa rispetto a quello Italia Vittorio Emanuele che era lo slogan di Garibaldi. Il 17 settembre arriva Mazzini e cerca di incontrare Garibaldi. Garibaldi si sottrae, si dà. Garibaldi si sottrae, Mazzini all'inizio scrive sì, cioè non sono riuscito a incontrare Garibaldi perché Garibaldi se n'è andato, è andato a conferire in Piemonte. Balla assoluta che Garibaldi era a Napoli. Dopo Mazzini mangia la foglia, però non demorde. Prima che Garibaldi lasci Napoli, a Capodimonte, Mazzini riesce a incontrare Garibaldi. E gli scrive una lettera dove dice: allora, caro Garibaldi, tu dovresti fare. Dovresti firmare un indirizzo, dovresti fare una lettera di 20.000 volontari in favore dell'unità del suo compimento. Cioè, tu dovresti radunare in tutta Italia 20.000 volontari, dovresti riuscire tramite un tuo appello a riunire 20.000 volontari. Poi comparite con questo, con un aerolito in mezzo al Parlamento, cioè al Parlamento di Torino nei primi giorni, ed esponete in modo deciso la causa nostra e del Paese. Sarete appoggiato fortemente, tanto da rovesciare probabilmente Cavour, auguri, al re, dite che la non annessione non è un impegno per voi, che lo farete subito, il giorno in cui egli annuncia in Parlamento la dismissione di Cavour e la guerra al Veneto. Per tornare subito facendo un giro per le province, avrete un altro esercito numeroso. Non parlate, vi prego, senza vedermi, poi però non lo riceve e allora lui gli scrive di nuovo, perché questa era una lettera per incontrarlo, e gli scrive un altro: non parlate, vi prego, senza vedermi, ditevi voi come e quando. Un quarto d'ora solo, se potete. Può giovarli, intendici, io sono Capodimonte, ma verrò dove vorrete. Non lo incontrò. Qui si vede fuori un po' l'ingenuità di Mazzini. Si vede anche che Mazzini proprio non era forse al corrente, o forse preferiva ignorare del fatto che la spedizione dei Mille fu voluta e finanziata anche da potenze esterne. Cioè, quindi Garibaldi non doveva solo rendere conto, non tanto a Cavour, che Cavour la subì la spedizione dei Mille, non doveva rendere conto soltanto al re, doveva rendere anche conto ai suoi amici inglesi, i quali sì, erano molto contenti di aver fatto fuori il regno delle due Sicilie, Ferdinando II, perché il regno delle due Sicilie era una pedina importantissima per il dominio del Mediterraneo, stavano costruendo il canale di Suez, era importante per lo Zolfo, quindi geopoliticamente era importantissimo, quindi far fuori Francesco II del suo regno era in non plus ultra. Mazzini doveva rendere conto a questi signori che l'avevano finanziato, che l'avevano aiutato, quindi non era solo una storia italiana che si doveva risolvere fra italiani, fra repubblica, monarchia, fra rivoluzione, fra rivoluzionari moderati, era una storia dove doveva rendere conto anche alla Gran Bretagna. E che dovesse rendere conto alla Gran Bretagna lo vediamo infine. E vado a concludere poi, perché poi vorrei anche lasciare spazio. Lo vediamo anche infine nel misterioso viaggio che Garibaldi fece a Londra. Nel 1954 Garibaldi si reca a Londra e a Londra riceve entusiastici, manifestazioni di simpatia popolare. Una cosa addirittura mai vista. Perché parlo di viaggio misterioso? Non certo perché non fosse pubblico, non c'è mai stato, credo che nell'Ottocento è stata la manovra di pubblica relazione più pubblica ed entusiastica che sia accaduto. Insomma, fu un evento unico. Misterioso perché? Misteriosa innanzitutto perché gli storici britannici ne parlano poco,
ne parlano con allusioni. È misterioso anche perché Garibaldi, nelle sue memorie, non ne parla mai di questo ingresso trionfale in Gran Bretagna, di questa, veramente di questo trionfo personale che Garibaldi tiene in Gran Bretagna, Garibaldi ne parla. Ora, sia storici italiani che storici britannici hanno detto, Garibaldi era una persona naturalmente modesta, non voleva fare la ruota del pavone, fu per modesto, lui non ne parla perché era una persona modesta. Ora Garibaldi certamente aveva i tratti da Cincinnato, aveva i tratti anche di rozzezza esibita, ma che Garibaldi fosse persona modesta, che non fosse attenta alla ricaduta della sua immagine e a quello che gli poteva fare gioco per portare avanti i suoi ideali, non venite a raccontare. Cioè, non era persona modesta, era persona che non aveva magari atteggiamenti magniloquentemente retorici, anche se subiva la retorica romantica, però che Garibaldi fosse una persona modesta, questa no, non era persona modesta. Garibaldi tutta la sua vita fu in parte sui campi di battaglia e fu per costruire la sua immagine. Andava in giro in camicia rossa, col poncio. Quando fece la spedizione di Mille c'era tutto un seguito di giornalisti, scrittori, romanzieri, cioè fu seguita a livello mediatico, fu arciseguita. Quindi che Garibaldi fosse uno che non era attento al lato mediatico della questione, no. Questo assolutamente è vero, è assolutamente il mondo rovesciato. Garibaldi era molto attento e se Garibaldi non ne parla, probabilmente Garibaldi, come era andata questa vicenda, come si era svolta e qual era stato lo svolgimento, non era affatto contento. Di questo viaggio di Garibaldi in Gran Bretagna, ci furono dei momenti clou. I due momenti principali furono il ricevimento alla Fishmonger Company. Fu ricevuto alla Fishmonger Company, gemellata appunto con la Casabatta, fu ricevuto alla Fishmonger Company, ma la Fishmonger Company, cioè non si deve pensare che fossero i grandi ufficiali della Fishmonger Company, Garibaldi, no. C'era tutta la classe di gente britannica, c'erano tutti. E Garibaldi, non solo, quindi erano 200 persone, ma non erano 200 persone come potremmo essere noi, da Garibaldi, che bello, no, era l'establishment britannico. In quei 15 giorni del viaggio lui incontrò tutti, non incontrò solamente uno, non incontrò la regina Vittoria, che l'aveva tremendamente in antipatia, però incontrò il principe di Galles con gran incavolatura, che ecco, per dire così, se per non dire parola volgare, della regina che andò letteralmente di matto. Incontrò tutti. Dopo la Fishmonger, cosa fece però? Fece forse un passo falso, oppure no, lui non lo riteneva un passo falso, lo riteneva una cosa necessaria. Cosa fece? Incontrò Mazzini a casa di Ersen e questo è probabile, è possibile che gli abbia inimicato l'establishment britannico, perché Mazzini comunque era, mentre Garibaldi insomma aveva servito gli interessi britannici, Lord Palmerston aveva detto, ma no, aveva avuto un'espressione sibillina, sì, facciamolo venire, perché fammelo danni qua che la trove, bah. Quindi Palmerston disse, sì, lo invitiamo in Gran Bretagna, perché in Gran Bretagna lo riusciamo a tenere compresso, mentre che se gira per il mondo chissà cosa ci combina. Che strano modo di presentare l'invito. Mentre ci fu Gladstone, che era il cancelliere dello scacchiere, che a un certo punto gli disse, dopo che fece l'incontro con Mazzini, gli mandò il medico della regina, e il medico della regina disse, ma io ti vedo che la tua salute è un po' malcerta, tu non sei ancora guarito dalle ferite dell'Aspromonte, non è il caso che tu te ne ritorni indietro, perché noi non ti vediamo con una bella cera. Garibaldi, che non era affatto scemo, che come si dice che non era uno scemo, capì l'antifona e prese la via del ritorno. Il viaggio iniziò il 3 aprile e se ne andò il 28 aprile si imbarcò. Riporto
l'incontro a casa Herzen, a casa del rivoluzionario Lucio Herzen, ci fu un brindisi, Mazzini e Garibaldi. Vi leggo comunque gli indirizzi di Mazzini e Garibaldi. Allora, Mazzini, rivolto a Garibaldi, dice: all'uomo che per le sue azioni è l'incarnazione vivente delle grandi idee, cioè Garibaldi, a Giuseppe Garibaldi, al popolo santo eroico della Polonia, che dopo più di un anno di combattimento è silente morto per la libertà, alla nuova Russia, che sogna questo sogno di libertà, che sogna terra e libertà, tenderà la mano un giorno e si riaggancerà alla Polonia per la difesa della libertà e dell'indipendenza e cancellerà il ricordo dello zar, ai russi, eccetera, eccetera, Herzen, eccetera, eccetera. Quello che è più interessante invece è quello che dice Garibaldi, perché Mazzini dice la fratellanza dei popoli, l'unione dei popoli, e a Garibaldi che... Garibaldi, voglio fare una dichiarazione che dovevo fare da molto tempo, evidentemente aveva forse un po' la cosa di paglia. C'è qui un uomo che ha reso i più grandi servigi al mio paese e alla causa della libertà. Quando ero giovane e io non avevo che aspirazioni vaghe, io ho cercato un uomo che mi potesse consigliare e guidare nei miei giovani anni, e l'ho cercato come l'uomo cerca l'acqua. Quest'uomo l'ho trovato, si riferisce quando nel 1933 fu affiliato alla giovane Italia. Lui solo ha conservato il fuoco sacro, lui solo ha vegliato quando tutti dormivano. Egli è diventato il mio amico ed è anche rimasto. Mai in lui si è spento il fuoco sacro dell'amore, della patria e della libertà. Quest'uomo è Giuseppe Mazzini, il mio amico, il mio maestro. Allora, poi qui viene la parte interessante. Mazzini ha detto a proposito della sfortunata Polonia alcune parole che sono l'espressione perfetta dei miei propri sentimenti. Alla Polonia, patria dei martiri, alla Polonia che ha marcato, che con i suoi morti ha segnato la via dell'indipendenza, al paese che ha donato un sublime esempio ai popoli. Vediamo anche la giovane Russia che soffre e che lotta con noi, al nuovo popolo che una volta liberato dalla tirannia dello zar avrà un grande ruolo nei destini d'Europa. Ta-dam. Infine all'Inghilterra, a questo paese dell'indipendenza e della libertà, che per la sua ospitalità e la sua simpatia e per i suoi meriti ha tutta la nostra riconoscenza, l'Inghilterra a cui noi dobbiamo la felice occasione di ritrovarci. Ora, Garibaldi era ospite in Inghilterra, però era di passaggio. Mazzini non era esattamente di passaggio, e nonostante non fosse esattamente di passaggio, all'Inghilterra liberatrice dei popoli, eccetera, 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 questo non dice assolutamente niente. È chiaro che non siamo di fronte alla dimenticanza, è chiaro che qui il dissidio fra Mazzini e Garibaldi, dove molti storici dicono che qui fu momentaneamente ricomposto, assolutamente non fu ricomposto. Emergono due linee geopolitiche nettamente diverse e che in fondo saranno, oltre alla contrapposizione alleanza con la monarchia, alleanza con la Repubblica, saranno il filone sotterraneo che manterranno questo dissidio inalterato fra Mazzini e Garibaldi. Poi ci fu anche Mentana, dove Mazzini si augurava, non me lo leggo per non tirarlo troppo lungo, dove Mazzini si augurava che tutto andasse a carta 48, come infatti fu. Quindi eccetera, eccetera, eccetera. E voglio terminare con una poesia e con il giuramento della giovane Italia, per cercare almeno di ricomporre a livello emozionale, simbolico, quello che forse durante il mio intervento è sembrato una contrapposizione quasi feroce. Feroce forse non lo sarà stato, però è stata veramente una linea, un discrimine molto netto. E un discrimine molto netto che, rapportato ai giorni nostri, cosa ci può insegnare? Che quando una nazione non ha la sua sovranità, l'Italia di allora non aveva la sua sovranità, non certo per colpa di Garibaldi, non certo per colpa di Mazzini, stenta a trovare delle linee di politica estera, delle linee, diciamo, di intervento, di lavoro geopolitico,
che possono veramente soddisfare gli interessi a lungo termine del paese in questione, che è la situazione dell'Italia. Allora, la poesia. Si tratta di una poesia di Giovanni Pascoli, che non credo nemmeno sia stata pubblicata, cioè non lo so se sia, quando era Pascoli in vita sia stata pubblicata, se qualcuno, qualche professore di italiano me lo dirà, sarò contento. Io l'ho trovato sul sito dell'associazione Giovanni Pascoli, dove pubblica anche degli inediti. Questa poesia è Garibaldi in cerca di Mazzini, ora e sempre, di Giovanni Pascoli. Allora, vi leggo solamente i passaggi principali per dire come la poesia, come i simboli cercano di ricomporre quello che è infranto, ma cercano di farlo anche giustamente, perché diciamo, se vogliamo fare anche un discorso della geopolitica, lavora sì sul realismo politico, ma lavora anche sui simboli, sulle mentalità del popolo. E praticamente la geopolitica è quella più consapevole, cioè non parla solo di mari, forze, cannoni, forze militari, dunque collocazione geografica, produzioni, parla anche di mentalità popolare e di senso di identità nazionale. Questa poesia di Giovanni Pascoli cerca di ricomporre in un'unità che in realtà non c'era. Allora, Mazzini in cerca di Garibaldi. Mazzini e i suoi dispersi nello stesso luogo sedevano attorno alla parete. Giovanni al seno gli piangeva sommesso e disse: il pianto è l'acqua per la sete del cuore, anela per il suo deserto a quella fonte l'anima. Piangete, Jacopo. Infatti la poesia inizia con un pianto nei confronti di Jacopo Ruffini, che fu il primo martire della Giovine Italia, che morì suicida, non si sa se suicida o ucciso, nelle carceri piemontesi, ed era il più grande amico di Mazzini. Jacopo era il mio primo, questo evidentemente qui Mazzini che parla, era il più certo, era il più mite, amava l'ombra, vuole essere, ma dallo suo scoperto. A noi sembra strano, ma dallo suo scoperto. Qui va a fare un paragone, poi Giovanni Pascoli. Parea quei gigli fatti di corolle, né dall'alto, d'una purità di cima, ma nati a valle, nati a piede del colle. Chino anche lui non come fior che ho prima la pioggia, ma che il sole a essere fiore pieghe sul tenue gambo da sé prima. Saltiamo tutto il resto del pianto al povero Jacopo. Ecco, e passiamo a Garibaldi, che con un sorto di strano, cioè, sembra quasi una composizione che non rispetta i criteri di tempo e di luogo. Cioè, questi qua sono in carcere, Mazzini, i suoi comunque piangono Jacopo, e a un certo punto compare Garibaldi, ancora sulla nave, ancora sul naviglio, che ancora deve incontrare Mazzini. Quindi c'è questo scarto, se non di tempo, c'è questo scarto, diciamo, di luogo. Si passa ex abrupto a Garibaldi. Gli esuli lontanare vedevano quella gran nave e il profeta stupì come sbocciasse lui dall'animo una stella. Cioè, Mazzini intravede questa nave che porta Garibaldi, lui la intravede e lui sboccia come vedesse una stella, un nuovo sole. La stella illuminava le tre Rome di Mazzini, la terza Roma. Aure cupole, archi trionfali, una città che non aveva che il nome, cioè ancora Roma non era ancora la terza Roma e Mazzini voleva la terza Roma. Però questa visione di questo Garibaldi che si avvicina gli fa intravedere la terza Roma. E vabbè, salto, gioia mattinale, eccetera. Però, tre colpi all'uscio. Allora, Garibaldi è sceso, va a bussare all'uscio di Mazzini, va a bussare alla Giovine Italia. Tre colpi all'uscio. Era un fratello. Avanti, un uomo di mare entrò, larga la fronte, bronzato, con fulvi capelli ondanti. Stette sereno come ancora sul ponte della sua nave, fisso alla polare. Ora sembrò che parlasse il mare al monte, con un'ondata. E sempre, il monte al mare immobilmente, giunse orrore in porto da Tangarok, perché lui veniva quando fu iniziato la Giovine Italia dall'Ucraina, da Tangarok. Voi siete comandare, qui sul ponte io vengo a supplire il morto, cioè Jacopo Ruffini. Qui abbiamo proprio una costruzione simbolica fortissima, che cerca di ricomporre l'infranto, quello che già si capiva che era un infranto, che si sapeva che era un infranto. Non vi leggo il giuramento della Giovine Italia, il giuramento della Giovine Italia terminava con ora e sempre, che fu ripreso dal poeta. Diciamo anche noi ora e sempre, nel nome, adesso anch'io cercherò di emulare Giovanni Pascoli malamente, perché questa è stata una conferenza che ha avuto le pretese storiche, non di costruire simboli, però ricordare che anche i simboli
hanno la loro importanza, che anche cercare di ricomporre, come tuttora si fa in Frato, magari cercando di andare anche a vedere come andarono veramente le cose, che però non devono essere il fatto storico, non deve essere preso per dire allora no, non è vero niente, il risorgimento, si odiavano morto, non è così, cioè furono uomini che vissero i loro tempi, ci fu una convergenza di obiettivi, ci furono delle profondissime convergenze e profondissime divergenze, facendole venire fuori come abbiamo cercato di farle venire fuori stasera e magari agganciando l'attualità, spero che sia anche un modo per rinverdire diciamo, un mondo simbolico che purtroppo, non certo per colpa degli storici cattivi, ma perché l'identità nazionale, il senso della storia da dove veniamo è andato via più sbiadendo, non per colpa degli storici revisionisti, nel quale stasera potete mettere anche me, e quindi questa conferenza deve essere vista come un modo per rinverdire un'epopea che forse ha anche bisogno di essere guardata più a fondo, e proprio guardandola più a fondo se ci si innamora, ne viene l'innamoramento, innamorandocene, saremo in grado di costruire nuovi simboli. Stop, finito. Grazie.